Buonasera. Buonasera a tutti. Siamo a presentare la finale del campionato italiano femminile a squadre tra la TT San Donatese e TT Corte Maggiore. È la finale di ritorno, la finale d'andata è stata sabato scorso a Corte Maggiore. Sono un po' emozionato perché credo che questa sarà purtroppo l'ultima partita della San Donatese, sicuramente a questo livello. È corretto che sia io a dire due parole. Purtroppo devo mettere la parola fine a questa bellissima avventura durata 10 anni, dove abbiamo regalato tanto, dove le ragazze, ragazzi, giovani, un po' meno giovani, hanno regalato tanti successi a questa società. Ho fondato questa società 10 anni fa, dopo che ho lavorato con altri amici, tra cui Nicola che è qua presente, presidente regionale adesso. L'ho fondata per passione, prima giocavo, poi il lavoro, famiglia e altre cose mi hanno portato a smettere. La passione mi ha portato a iniziare quasi per scherzo il primo anno con una squadra di A2. Abbiamo vinto e per 9 anni abbiamo militato in Serie A1. Fino ad oggi abbiamo vinto 3 scudetti, speriamo stasera di chiudere in bellezza, chiaramente è il campo che deve darci ragione. Voglio ringraziare chiunque mi è stato vicino, chi ha partecipato alla vita della San Donatese più o meno attivamente. Un grazie alle ragazze che oggi rappresentano la San Donatese, che sono qui schierate, all'allenatore Luca che negli ultimi anni mi ha aiutato tantissimo in moltissime cose, dalla gestione della palestra alla gestione anche della squadra, perché purtroppo il mio lavoro spesso mi ha portato all'estero. Non faccio fatica a dire altro, per cui voglio solo dire un grazie a tutti. Non so se l'avventura in maniera minore continuerà. È mia intenzione aiutare chi voglia continuare, ma a questo livello purtroppo non mi è più possibile e pertanto è giusto finire in un momento in cui siamo in alto, siamo a difendere lo scudetto che abbiamo sulla maglia e nulla più. Quindi passo a presentare le squadre. Mi viene presento prima gli arbitri della serata, che sono Martin Patrick e Sergio Turco. Presentiamo la squadra del TT Corte Maggiore, che ha come allenatore stasera Cengia. Wang Yu. Olga Zeliska. E un pezzettino di storia della San Donatese anche, Giulia Cavalli. Per la San Donatese, Nevola Luana. La giocatrice che rappresenta i 3 scudetti della San Donatese. E grazie anche al suo arrivo abbiamo conseguito questo risultato. Spero stasera possa aggiungere un ennesimo risultato di grande traguardo per lei, che è quello di allungare la striscia di scudetti italiani mai vinti in tutti gli sport e di aggiungere chiaramente lo scudetto alla San Donatese, che è Laura Negrisoli. Una ragazzina arrivata da Trieste all'età di 15 anni che è venuta qui insieme a Giulia Cavalli e credendo in questo progetto, in questa voglia di crescere e di provare a diventare una giocatrice di altissimo livello, ha sicuramente dato tanto alla San Donatese, forse non raccolto quanto pensaste, ma negli ultimi anni credo che è anche un punto fermo della nazionale italiana.
e sicuramente per 9 decimi è un pezzo pesante della storia della Sandonatese. Lisa Ridolfi. L'ultima arrivata in ordine di tempo, ma non in ordine di valore chiaramente, una ragazzina con cui io giocavo da quando lei era bambina e io giocavo, spesso mi trovavo in palestra, il papà me la metteva al tavolo a giocare con me, è per me come se fosse una sorella più piccola, però non voglio dire una figlia perché non è possibile, però una sorella più piccola sicuramente, sono molto legato a lei effettivamente. Sono stato contento che la Sandonatese possa finalmente averla avuta in squadra con la nostra maglia e la ringrazio per tutto quello che ha dato e che darà fino a stasera a partita conclusa. Nicoletta Stefanova, dire grazie a Luca è poco e se devo stare qui a raccontare tutto quello che Luca ha fatto in questi anni per questa società, probabilmente finiamo a mezzanotte, la signora dell'antidoping si arrabbia e le ragazze non finiscono e forse il ristorante chiude, quindi posso solo dirgli veramente un grazie di cuore. È stata una persona senza la quale la Sandonatese negli ultimi anni non avrebbe potuto continuare a questi livelli, soprattutto quando io ero via all'estero, dall'altra parte del mondo mi bastava una telefonata e lui si è sempre fatto in quattro per qualsiasi cosa. Credo che sia stato anche un grande punto di riferimento per i rapporti con il comune, l'assessorato allo sport, per la gestione delle palestre che ci hanno affidato. Credo che i risultati siano stati soddisfacenti da ambo le parti. Quindi qui presente c'è parte dell'amministrazione comunale e soprattutto l'assessorato allo sport. Ringrazio Barbara Orlandi che è da tempo una persona che è sempre stato un punto di riferimento per noi nell'assessorato allo sport, che con Luca spesso dialogava direttamente per sistemare un po' le cose di gestione della palestra, e il neo assessore Sargenti. E concludo dicendo ancora grazie mille Luca, spero che la tua idea di andare avanti possa avere successo, io ti darò tutto il mio aiuto per quello che posso. Ringrazio tutti. Primo incontro che vedrà Nicoletta Stefanova contro Wang Yu. Buon divertimento a tutti.
coordinato questo. Bravissimo.
Thank you.
Grazie.
famiglie campine, sono fonte. Io faccio così. Thank you.
grazie, grazie. Thank you.
torna. Bravo!
Thank you.
due. Perché due? Thank you.
Francia. Hanno mai detto che c'è un francese. Thank you.
la scatola? No.
giocare. Grazie.
Thank you.
Ma il mio piace più di te? Presidente Luca, grazie.
Vorrei che il presidente Franco Scianimanico desse uno scudetto a Francesco Semenza per Donatella, che resta nei nostri cuori, che ci ha lasciato pochi mesi fa. Grazie ancora a tutti per essere stati qua. Voglio invitare l'assessore Sargenti, che ha vissuto con noi tutta la partita, che è l'assessore allo sport. Un ringraziamento grandissimo. Grazie Presidente. Lascio due parole all'assessore. Grazie Assessore. Io sono emozionato e devo ringraziare principalmente voi. Devo ringraziare voi perché Penini, l'allenatore, tutte le atlete, perché hanno portato per l'ennesima volta il nome di San Donato in alto, soprattutto a livello nazionale. Per cui non c'è migliore cosa che questo. È un grandissimo risultato e devo ringraziare solamente per l'impegno, per la dedizione, per la passione, per la professionalità, e ve lo meritate davvero. E il successo, mi raccomando, non lavatemi. Ragazze, sì. E io intanto vorrei un ultimo applauso a chi ha contribuito per questo successo. Ciao Franco. Vorrei ringraziare anche un'altra squadra che quest'anno ha conseguito il suo bel risultato. Non possiamo fare. Composta praticamente dalla famiglia Bagnaghi in toto. Mi ha vinto il campionato di Serie C e ha ottenuto la promozione in B. E anche Marta, che